È salito ad almeno 22 morti il bilancio delle vittime dell'incidente nella metropolitana di Mosca. I feriti sarebbero circa 150, una quarantina in gravi condizioni. Il disastro è avvenuto martedì mattina all'ora di punta, a deragliare le prime tre carrozze di un convoglio della linea blu, la più profonda, che passa quasi 100 metri sottoterra. Il premier Dmitry Medvedev ha espresso il proprio cordoglio. Faccio le mie sentite condoglianze ai familiari delle vittime a nome del governo, ha detto. Indubbiamente Mosca non può restare sola nella risoluzione di questa tragedia e la capitale riceverà il nostro aiuto. La metropolitana di Mosca è stata finora considerata come una delle più sicure al mondo, oltre che una delle più belle. Esclusa la pista terroristica, però ora si pensa a un incidente tecnico ed è stata aperta un'inchiesta per violazione delle regole di sicurezza dei trasporti. Intanto per mercoledì il sindaco di Mosca ha decretato una giornata di lutto.